Già allora, partito. ciao ragazzi, benvenuti in questo mio primo e nuovo video. Oggi useremo Drive Club come realtà virtuale. Qua vedrete la televisione, qua davanti a me. Come vedrete, con questa realtà virtuale, e quindi proveremo per la prima volta. Guiderà un mio amico, faremo due video, vedrete, su questo canale. Mettete like, proviamo ad arrivare almeno a 15 like, il video sarà pubblico, vi prego, e proviamo ad arrivare almeno a 15 iscritti, almeno per iniziare così questo video. Inizieremo qua, il video ne faremo degli altri se riusciamo. Guiderò un mio amico, come avrò detto prima, e guiderà per la prima volta e gli facciamo fare un piccolo provino. Quindi così lui proverà a fare questa cosa. Non sa più o meno i tasti, però per chi vuole giocare li ripetiamo. Allora, R2, che è questo qua, è per accelerare, L2, che è per frenare, e L, come sapete, come tanti giocano Fortnite per andare avanti e indietro, lo useremo per guidare. Noi adesso partiamo, il mio cameraman mi farà questo video, io terrò in mano il telefono perché non riuscirò a farlo con una FaceTime, scusate, non FaceTime ma con una telecamera originale, e io terrò in mano, lui vi darà col joystick. Adesso ci invertiamo i cosi, io prendo in mano il telefono e partiamo. Ok, scusate ragazzi. Ok, partiamo. È solo che non ci vedi tanto. Non ci vedo tanto perché da fuori non posso vedere. Fai con gioca l'auto, lasciamo la Mercedes. No, mi piace l'altra. Scegliamo l'altra auto, che è questa Peugeot. È una Peugeot inventata da poco. Signore, si vede nella telecamera? No, devi stare dritto. Da me? No, da me. Sta dritto, per favore. Con il mio telefono. Aspetta un po'. Perfetto. Allora, come vediamo, potremmo schiacciare X per continuare. Vado un po' in là, schiaccia X. X, deve partire. X! Scusate, ma dovevamo entrare nell'auto. Ma tu? Sì, nell'auto. No. dobbiamo buttare a fare uno scambio. Ok, partiamo con questo giro. Si gira, partiamo con una gran elevata velocità. Non riesco a vedere tanto i giri. Allora, lui deve un po' controllare la velocità. Per fortuna in questo gioco non si spende danni. Se volete usarlo, piano pianino andremo avanti di livello. Faremo una partita con lui che lui guiderà e dopo lui mi farà il video e io vi faccio vedere una mia gara che lui userà. Dopo naturalmente la realtà virtuale la userò io. La realtà virtuale faremo un'altra volta che la userà lui, ma forse oggi faremo questi tre video o due, vediamo. Nello stesso video magari durerà un pochino di più perché... insomma, faremo queste tre parti. Parte subito con grande velocità, prende male la curva, rifta un po' bene, può già partire bene, dovrebbe frenare un po' di più per girare. Facciamo un bel testa coda, fiori che cadono, non dentro gli alberi, non dentro le case, deve andare sulla strada. Pericolo, pericolo. Ragazzi, se non vi piace, però mettete almeno like perché voglio arrivare almeno 15 mi piace. Dai, vediamo. Come sapete, certi che abitano da me. Allora, devi andare sulla strada. Eh sì. Eh sì, no. Stai girando un po' troppo, è giusto? No, allora, vuoi girare? Visto che è una macchina un po' difficile da guidare, farà un po' fatica. Era meglio l'altra?
Sì. Allora. Scusa, di sera proprio? Ho scelto mezzanotte e adesso ti arrangi. Non posso farvi vedere il viso, forse non vedrete niente, mi dispiace un botto ragazzi. Però speriamo che poi quel giusto riuscite a vedere. In questa modalità potete, nella modalità giro anche nella gara, potrete scegliere il circuito e in che direzione farlo. Se voi direte che lo stiamo facendo contro mano, non è vero. Adesso siamo arrivati al limite. Adesso toccherà a me. Fermati un attimo. Aspetta. Fermati un attimo. Aspetta. Ti devi fermare. Ti devi fermare. Ti fermi? Nessuno potrà mai fermare. Ah, ti stoppo il joystick. No. Io tengo la realtà virtuale allora. Tieni il telefono più che altro. Allora, adesso devi puntarla però, la televisione. Vi darò io. Che non è tanto meglio però. Ma guida ragazzi, per voi farà leggermente schifo. Non vi metterò la velocità se la trovo con i tasti. No, qua vi fa vedere perché non ne abbiamo letteralmente importanza. Di là avremo una telecamera che di là della macchina dove vi sto facendo vedere ci sarà la telecamera. Sì, ma non ti muovere. Al fronte. Naturalmente è più difficile guidare con la realtà virtuale. È molto difficile ragazzi, come ha detto lui, guidare con la realtà virtuale perché vi sembra di essere dentro e non fuori. Adesso proveremo a fare una gara, così per iniziare un po' il video, anche se è già iniziato. Faremo una bella gara sprint in Norvegia con quale ci siamo allenati. Faremo verso le 11 di mattina, quindi come potete vedere potete ammirare tutto il paesaggio qua da noi, è molto bello. Se vi vorrete alzare dal divano di dove siete postati, non fatelo perché non si vedranno i vostri piedi e neanche le vostre mani. Ma posso tenere o la realtà virtuale? Devo fare una gara. Dai! La pazienza! Pazienza non c'è niente. Mi stai rovinando un video, lo devo cancellare. E tu? Devo cancellarti io. Dai. Vabbè, allora ci sono 7 amministratori. Grazie, scansati, ci vedo lo stesso. Dai, Alessio. Ho detto il mio nome. Vabbè, perché non potevo? Sì, puoi. Allora, come dai, posso tenere la realtà virtuale? Dopo, prova ad andare indietro. Non indietro, come faccio io con la schiena. Come vedete, se andate troppo in là andate dietro un sedile. Ci sono molte macchine veloci, ne abbiamo un Porsche. Se vedrete i nomi delle auto non originali, comunque vedete la Porsche è un RUF o un RAF perché è sponsorizzato. Ma tu non hai fame? Oh, si parla di cibo qua, signori. Vi ricordo che stiamo registrando. Abbiamo il boss delle torte. Abbiamo qua un artista. Non mi rispondi. Abbiamo un artista e il boss delle torte. Quindi, a parte il boss delle torte, non mi rispondi. Per cosa? Per quella domanda. Io avrei tanta fame. Finiamo la gara. Comunque stare ragazzi, fermo. Siamo terzi e comunque ti consiglio di non tenere troppo la realtà virtuale. Sì. Dopo vi gira un po' la testa. Vi gira la testa. La testa. E poi non come Tesla, ma testa. Siamo non piace sicuri. Tesla. Non si parla tanto di canzoni. Potremmo prendere il possesso su di lui. Ma stai parlando tanto di auto? Che noia!
Allora, dovete sapere che Ragazzi, qua da me. ma avete visto la serie del collegio? Ma è stata una figata mortale. Cioè, chi Non non l'ha entriamo guardato troppo nei particolari. si è perso tutto e di più. Guardate il collegio che vi cambierà la vita, ragazzi. Chiedete ai vostri genitori di non mandarmi perché. Beh, insomma, potreste entrare nella storia, eh? Potrete entrare nella storia, ma non vi consiglio di La guardarla. Mannuccia ha un carattere. Quello soprannome è Cora. Sì, abbiamo noi classe dei soprannomi di cui ricordo del Noi? gruppo del VIP, Tu ce l'hai? cioè Cora, Cody, gli altri nomi non li possiamo dire per privacy, però uno è Mattino, comunque non li conoscete, quindi li diciamo. Vabbè, un'altra si chiama Killer Girl e l'altra Bob. No, Bob, Big Bob. Pig Bob, cioè No. maialino e Pog, No. e Noah, Bob. maiale, Bob. Transilvania. Poi soprannome. No, perché loro fanno parte dei miei amici, c'è anche Andrew, Si chiama Canarino. Canarino. Ho perso il possesso, ho perso il possesso. Se la tenevo io, la realtà virtuale si divertiva di più, vero? No, no. Ma sì, andava a toccare tutte le parti. Sì, perdevi. Abbiamo la Peugeot, quella che Tanto abbiamo manca la preferito anche finale. noi. Manca poco, magari riusciremo ad avere un'ottima posizione. Perso il controllo, ragazzi, beh, mi dispiace, ma abbiamo perso. Di brutto. Avevamo un'ottima posizione, ma questo video è andato bene. Adesso guiderò io però la terra, un'altra visuale. Proveremo a salire di livello Beh, perché comunque, sono andato. accorciando, da qui è tutto, linea allo studio!